L'idea di far rivivere i portici è venuta a una serie di cittadini stanchi di frequentarli in modo malsano. Ci siamo resi conto che erano un potenziale veramente importante, perché nella fase di lockdown, dove le persone non potevano allontanarsi dalle abitazioni, questo pezzo di quartiere è diventato un posto vissuto da tutti. Noi pensiamo che una parte di queste aree devono essere destinate a quei servizi che mancano in questa zona, da una parte dare nuove possibilità di aggregazione, ma dall'altra anche ricostruire un tessuto di piccolo commercio che abbia delle garanzie per potersi dare. C'è stata una politica sbagliata negli ultimi anni da parte di ATER, ma come anche di INPS, quella di chiedere a chi voleva cominciare delle nuove attività commerciali di farsi carico dei debiti precedenti di chi aveva gestito quei locali. Questa politica miope di fatto ha permesso poi che questi locali finissero nelle mani degli unici che in questo momento di crisi e di post-Covid avevano dei soldi da mettere sul tavolo, e generalmente questi erano legati alle associazioni criminali e malavitose della città. Mi è venuta l'idea, perché non sfruttare anche questa opportunità e questi spazi per mettere su un centro, uno spazio, uno studio che offra la possibilità alle famiglie di avere terapie specifiche, quindi interventi specifici per i disturbi dello spettro piuttosto che per il DSA, quindi parliamo di tutoraggio alla didattica, tutoraggio ai DSA, a tariffe più accessibili e agevolate per tutti quelli che ne hanno bisogno. Noi non escludiamo nessuno, includiamo. Vogliamo che le persone possano vivere il più possibile i portici, ma li devono vivere in una situazione di estrema sicurezza. Siamo convinti che questo si possa fare e siamo estremamente convinti che non sappiamo i tempi, ma i portici torneranno a vivere.